felicissima che il Piemonte sia venuto qui. Cioè, noi di solito veniamo il 2 luglio in Piemonte, al Colle dell'Is. Vedere qui tanti amici, tanti visi che vediamo al Colle dell'Is in una cerimonia che non ha nulla di rituale, di falso, ma che esprime davvero quello che noi qui abbiamo sentito attraverso le parole delle relatrici, attraverso l'affetto di Fernanda Dalmasso, che sono veramente molto addolorata che non possa essere presente qui, cioè questo fortissimo legame con la Resistenza, con coloro che là hanno combattuto e che è davvero un patrimonio delle popolazioni piemontesi. Io ricordo con emozione la prima volta che andai al Colle dell'Is a parlare davanti a queste persone in una valle, in mezzo a quasi a un bosco, diciamo, dove c'era davvero una partecipazione che qui nella nostra città facciamo fatica a percepire, dico la verità, non perché da noi non ci sia stata la Resistenza, perché c'è stata anche a Cremona e anche nella pianura padana, ma sulle montagne piemontesi il ricordo probabilmente è molto più forte. Permettetemi di dare ragione a Chiro quando dice che la figura di Farinacci, nella sua valenza storica, e comunque sappiamo di che cosa è responsabile, ma sicuramente va studiata attraverso una ricerca storica rigorosa. Purtroppo Cremona non è ancora in grado di affrontarla questa storia, mi viene da dire, perché ci sono ancora tanti, probabilmente, timori di sollevare dolori, di scoprire altarini o scheletri negli armadi, o non lo so. Però questa città non ha ancora fatto fino in fondo i conti con il trentennio fascista, che ha espresso una figura come Farinacci di rilievo nazionale e tra i più violenti nell'uso della milizia e delle violenze, delle squadracce, che anche nel nostro territorio hanno mietuto numerose vittime nel corso degli anni 20. Dobbiamo davvero, come cremonesi e come istituzioni, avere, io dico il coraggio, ma lo dico nel senso storico-scientifico, va bene, di ricostruire, di andare. Io so, vado a Berlino, rimango incantata, devo complimentarmi con la Germania e sono felicissima della presenza di Josef, con cui c'è un lungo rapporto di collaborazione. Vorrei ricordare anche Enzo Savarino, che oggi non è qui con noi, ci hanno dato una mano enorme per realizzare le nostre iniziative. Ma dico, in Germania hanno costruito davanti al Reichstag, tra il simbolo del capitalismo non solo mondiale ma europeo, che è Potsdamer Platz, oggi, e il Reichstag, con tutta la storia che ha, il memoriale agli ebrei massacrati dai nazisti, con la collaborazione di molti fascisti italiani e non solo, ma ce l'hanno lì sotto gli occhi tutte le mattine, va bene? Noi non abbiamo il coraggio, noi abbiamo Berlusconi che non va al 25 aprile. Scusate questo che può sembrare un discorso. Arriviamo al viaggio. Il viaggio che faremo dal 20 al 24 aprile è un viaggio che ha un titolo Diritti umani senza confini, e abbiamo scelto l'Alsazia come regione simbolo della lacerazione franco-tedesca, della lacerazione all'interno della stessa Francia, tra le SS alsaziane arruolate nella SS, che dico già il nome in testa, e Oradour sur Glan, il Limousin, un'altra regione della Francia dove queste SS alsaziane, insieme alle altre SS, il battaglione che compì l'eccidio, si rese responsabile di una strage di civili che costò 600 e passa vittime civili. Una strage orrenda che è ricordata. Oradour sur Glan ha conservato le macerie. Bene, l'Alsazia insorse contro la condanna dei giovani alsaziani voluta dal Tribunale di Bordeaux. Il Parlamento francese approvò un'amnistia, si creò una lacerazione profondissima. Strasburgo, il sindaco di Strasburgo, di Oradour sur Glan, hanno lavorato per la riconciliazione. Io sono stata a Strasburgo pochi giorni fa per preparare il nostro viaggio.
Ho incontrato, andremo al Parlamento Europeo, saremo ricevuti dal sindaco, andremo a visitare il campo distrutto e il Finanzwald distrutto che abbiamo qui avuto nella nostra città Boris Paco il 21 gennaio e andremo a visitare il Centro Europeo della Resistenza, o meglio del Deportato Europeo. Io qui voglio ribadire una cosa che ho già detto. La direttrice del campo è interessatissima al nostro progetto e alla nostra storia e ci dà un grande onore, diciamo, farà pagare il biglietto ai ragazzi proprio per l'importanza di questo progetto e mi ha detto appunto che avrebbe piacere che fossero presenti delegazioni di associazioni antifasciste, cioè partigiani, cremonesi, piemontesi. Desidero invitarli come nostri ospiti d'onore a questo viaggio che, ripeto, coinvolge 400 ragazzi, più 40 insegnanti, più le massime autorità del nostro territorio, che ha un finanziamento rilevante della vicepresidenza della Regione Lombardia e che probabilmente vedrà la presenza anche del vicepresidente della Regione Lombardia e dell'onorevole Luciano Pizzetti, che ci hanno molto aiutato nel poter realizzare un progetto che è europeo, inter-franco-tedesco, perché avremo una parte in Germania proprio per dimostrare che il Regno è un confine che non provoca più guerre, ma si va di qua e di là grazie all'Europa senza problemi e quindi stiamo lavorando con Josef perché ci aiutino a trovare il momento di incontrare far incontrare i nostri giovani con i rappresentanti della WWF che auspico che parteciperanno alla cerimonia commemorativa che tutti insieme faremo il 23 aprile al monumento ai deportati resistenti europei. Quindi vi invito davvero a condividere insomma, con noi questa bellissima esperienza che conclude un percorso che è durato 14 anni. Grazie. Grazie. Grazie mille.